Zurich lancia Zurich for Care. Di cosa si tratta? È un innovativo modello di business per aprire al consumatore italiano una novità assoluta in termini proprio di modello. Utilizziamo il concetto del gruppo di acquisto, che è già sviluppato in altri settori merceologici, e lo portiamo per la prima volta nel settore assicurativo per coperture di tipo long term care, quindi coperture che vanno a coprire le esigenze di soggetti che diventano non autosufficienti. Quanto è importante un modello nuovo per affrontare un tema come quello della non autosufficienza che, come ricordava, in Italia ad oggi ha 4 milioni di persone che sono coinvolte? Allora, le fornisco due numeri che credo siano la migliore spiegazione. Come ha detto lei, giustamente, ci sono 4 milioni di soggetti non autosufficienti in Italia e la spesa delle famiglie per acquisto di coperture di questo tipo è veramente molto bassa, meno dello 0,1% del totale dei premi assicurativi in Italia. Questo significa che c'è un fenomeno sociale vero, effettivo, reale, che pesa sul bilancio delle famiglie, ma non c'è ancora la consapevolezza che bisogna trovare una soluzione assicurativa. È inutile tenere il rischio in casa e accantonare risparmio per assistere poi un familiare non autosufficiente, bisogna trovare il modo di trasferire questo rischio al mercato assicurativo. E questa iniziativa va proprio in questa direzione, un trasferimento intelligente di rischio a prezzi assolutamente abbordabili, perché l'elemento che ha frenato lo sviluppo di questo business in questi anni è proprio stato l'elemento prezzo. Oggi per assicurare contro la non autosufficienza un soggetto di 50 anni in buona salute servono circa 700 euro l'anno. Per molte famiglie questo è un prezzo troppo elevato. Con la nostra offerta, grazie al concetto di mutualità, il costo scende in maniera sensibile, arrivando a circa 120 euro l'anno. Lei prima, presentando il prodotto, ha fatto riferimento al modello del gruppo di acquisto. Cosa significa trasportare questo modello in campo assicurativo e soprattutto legato al tema della non autosufficienza? Significa andare ad approcciare delle popolazioni di persone. Noi abbiamo definito che il numero minimo deve essere circa di 1000 persone e a questa popolazione offrire la possibilità di sottoscrivere questo contratto a un prezzo eccezionale. Un prezzo estremamente basso consente a questi soggetti di avvicinarsi a una copertura che probabilmente non si potrebbero permettere e riescono a farlo grazie alla forza della mutualità. Quindi su una popolazione di 1000 persone, che siano essi dipendenti di un'azienda o iscritti a un'associazione di qualsiasi natura e qualsiasi tipo, se almeno il 10% alla fine di un processo di adesione aderiranno all'iniziativa, la copertura partirà ad un prezzo francamente non reperibile sul mercato. Altra caratteristica di Zurich for Care è l'utilizzo della piattaforma web ed esclusivamente web. Allora, questo concetto di gruppo d'acquisto in mutualità può funzionare solo attraverso un modello completamente basato sul rapporto digitale col cliente. L'applicativo e il sito è un sito ovviamente totalmente digitale, l'esperienza di acquisto è totalmente digitale e anche la gestione poi nella vita della copertura sarà totalmente digitale. Questo per Zurich è una grandissima novità ed è proprio attraverso il web che riusciamo a mettere insieme le esigenze di tanti soggetti, far sì che manifestino il loro interesse per la copertura e attivare la copertura stessa in maniera molto semplice. Tenga conto che la mutualità dà due benefici. Uno è un beneficio di prezzo, e gliel'ho già raccontato, il secondo è un beneficio in termini di burocrazia. Con questo tipo di proposta noi non chiediamo questionari sanitari, non chiediamo particolari necessità mediche al cliente, in quanto la mutualità permette di evitare anche questo tipo di approccio. Avete già dei primi riscontri dal mercato? Allora, i primi riscontri sono molto positivi, abbiamo già circa 600 assicurati che entreranno in garanzia, in copertura nelle prossime settimane. La cosa estremamente interessante è il ritorno positivo da parte di tutto il mondo delle associazioni. Abbiamo grosse associazioni con centinaia di migliaia di aderenti che stanno guardando a questa iniziativa con grandissimo interesse.